Ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale e vi aspetto anche su Instagram, è un social molto più attivo, quindi avremo modo di interagire e conoscerci più rispetto al solo canale. Ho anche un profilo per gli amanti delle piante, quindi per chi ha la mia stessa passione vi aspetto anche lì. Video nail art, come avrete capito dallo sfondo e dalle tip che ho in mano, questa è una nail art stile cartoon e sul mio Instagram trovate anche un make up che avevo fatto comunque con questo effetto e è davvero molto semplice, si può giocare con qualsiasi tipo di colore, l'importante è andare a creare dei colori tono su tono, vedete qui per esempio c'è ci sono delle sfumature diverse di colore, qua magari si nota meno in videocamera, però dal vivo rende di più. Potete andare anche a contrasto e usare per la base pastello e colori più accesi per fare questa righina. Comunque tra poco vi lascio al tutorial per realizzare questa nail art. Io come al solito spero che il video vi piaccia, se è così mi raccomando mettete tanti like, condividete il mio video per supportare il canale e aiutarlo a crescere. Io spero che il video vi sia soprattutto di compagnia, vi mando un bacione e ora vi lascio al tutorial. Ciao. Allora, iniziamo applicando il colore. Io uso questo, il 125 di Passion di Michelle Nails, trovate comunque gli spacchettamenti sul canale. Mi raccomando, i gel mescolate sempre prima il colore perché il pigmento è più pesante del gel e quindi si deposita sul fondo. Quindi lo vado ad applicare con un pennello piatto, faccio la prima passata, dopodiché andrò ad applicare la seconda passata, poi dipende sempre dal colore, alcuni basta una passata sola. Questo era un pochino imperfetto in alcuni punti e quindi l'ho applicato due volte. Poi la seconda tip, ho scelto 115 sempre di Michelle Nails, che è questo bellissimo rosa. Vi vado a fare la stessa cosa, prima passata, prima mescolo bene il colore, passo la prima passata, dopodiché passiamo alla seconda di tutti i colori che andremo a stendere, ovviamente passerò una seconda volta.
Poi prendo Superba di Passione Unghie e andrò a creare una retina sulla tip rossa laterale, una retina laterale. Con l'aiuto di un pennello con punta molto fine. Questo ci aiuterà a dare alla nail art quell'effetto 3D che hanno appunto i make-up o comunque l'effetto cartoon pop art. Mentre per quella rosa userò Cupido sempre di Passione Unghie e faremo la stessa identica cosa che abbiamo fatto sulla tip rossa. Dopo aver catalizzato, prendiamo un gel liner, io uso questo qua di Venalisa, e andiamo a definire i contorni dell'unghia, quindi solamente i contorni. E andiamo a passare questo nero sempre per lo stesso motivo di prima, per creare questo effetto tridimensionale e questo effetto cartoon alla nail art. Dopo aver catalizzato, passiamo sempre un gel liner bianco, utilizzo sempre Venalisa, e andiamo a creare una linea bianca opposta a quella rossa che avevamo fatto prima, e più aggiungiamo anche un puntino, sempre per creare appunto questo effetto pop art che avevano i fumetti di una volta, che è molto molto carino. Catalizziamo, applichiamo il lucido e il gioco è fatto, quindi è davvero molto molto semplice.
Quindi eccole qua, le nail art effetto cartoons, davvero semplice, d'effetto. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Se è stato così mettete un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e se vi va ci vediamo la prossima volta. Ciao!